converso che Canducci Paolo è l'unico, e questo, come dire, si percepisce chiaramente, è l'unico candidato che ha non solo una esperienza e capacità amministrativa, ma che ha anche una visione di città dei prossimi anni. E quindi la scelta è stata naturale, è stata una scelta, come dire, ragionata ma naturale. E noi oggi siamo contenti di far parte di questa lista, insieme con i socialisti, i repubblicani ed anche dei soggetti civici. Siamo convinti che questa lista farà un ottimo risultato e siamo pronti a governare la città insieme a Paolo Canducci. Noi non vogliamo fare una battaglia di testimonianza. Azione vuole amministrare e contribuire al governo della città. Nonostante che siamo un partito giovane, un partito, diciamo la verità, piccolo, perché siamo una start-up della politica, quindi abbiamo ancora bisogno di tempo per crescere e per radicarci, ma i nomi dei nostri candidati, ma anche di chi non si è candidato, perché magari lontano da San Benedetto, comunque nella nostra provincia e nel nostro gruppo, sono nomi di assoluta qualità, ed è per questo che abbiamo puntato molto su questo progetto, puntiamo su questo progetto e siamo contenti di condividerlo con i nostri compagni di viaggio, perché comunque siamo sicuri che da questa condivisione può nascere anche qualcosa che vada oltre queste elezioni amministrative. Io mi fermo qui, se ci sono domande naturalmente possiamo rispondere, e lascio la parola a lei. Va bene, stessa cosa, non mi prolungo e non entro nei programmi perché ci saranno i candidati. Il Partito Socialista ha scelto Paolo Canducci dopo aver fatto diversi incontri con le varie realtà politiche della città. E quindi Paolo Canducci è stato il gruppo, perché io parlo di gruppo non solo di Paolo Canducci, che è un candidato sindaco, ma è stato il gruppo dove si è un gruppo cui di varie persone, anche professionalmente parte. Quindi, come diceva prima Paolo, con delle persone veramente valide professionalmente, dove hanno un passato, hanno una storia. Quindi non mi dilungo, il resto è stato detto sia da Paolo che da Simone. Quindi questa è una realtà, è una lista secondo noi molto molto valida. Quindi sicuramente saremo contenti, faremo un ottimo risultato. Quindi questo è quello che voglio aggiungere da parte dei socialisti. Quindi questa è stata la nostra scelta. Siamo a disposizione. Non mi dilungo più. Io vorrei sentire qualche candidato, non so, anche perché noi ci spostiamo, ci vogliamo, che vengono così sinteticamente.